Buongiorno, oggi facciamo un trucchettino veloce, quello che faccio tutti i giorni quando non ho nulla di importante. Parto come base con questa terracotta di Guerlain, colorazione 01 per bionde. Diciamo che è per bionde abbronzate, eh? Bisogna usarne veramente poco, perché non è per bionde pallide. La copertura è minima, però dà un pochettino di colore. Appena applicato poi sembra anche molto più scuro di quello che in realtà risulta essere dopo qualche minuto, eh. Poi applico correttore di Clinique, il numero 04 Neutral, questo, vado sotto gli occhi, prendo di La Prairie, questa polvere compatta, Neutral Beige, e la spolvero su tutto il viso, il colore è questo, là. Vado anche un po' nel collo, così. Passiamo agli occhi. Occhi uso Primer Potion in Eden. Io con il primer vado sempre anche un po' sulle sopracciglia. Passo a fare le sopracciglia con la matita di Catrice, il numero 020. E mi do una giustatina veloce con la matita. Prendo un pochino della polvere Clarins per le sopracciglia. Prendo il colore più chiaro, passo sopra la matita, un pochino di gel per fissarle, questo Shiseido. In questo cofanetto della MAC che ho acquistato il mese scorso c'era una matita marrone, questa matita marrone che, se devo essere sincera, nella rima interna non mi dura molto, mentre invece ho trovato essere fantastica come base. Il colore è questo, è un bel marrone intenso, mi fa durare veramente il trucco fino a sera, perché aggrappa, rimane leggermente appiccicosa senza andare nelle pieghette, è fantastica, quindi io passo una base veloce con questa matita qua. Una volta applicata la sfumo con questo pennellone doppio di Kiko. Passo la matita anche sotto le ciglia inferiori. Ho riscoperto questa palettina qui, acquistata all'inizio dell'estate. Ero piena di aspettative da questa palettina Estée Lauder. Poi invece sono rimasta un pochettino delusa dopo i primi utilizzi. Sembrava non scrivere, essere quasi invisibile. Invece probabilmente si trattava soltanto di una patina superiore, perché utilizzandolo un po' di più la scrivenza è aumentata e devo dire che tutto sommato mi dà delle soddisfazioni. Ora vi faccio vedere come la utilizzo per il trucco da tutti i giorni. Con un pennellino morbido prendo il colore più chiaro e vado qua sotto le sopracciglia. Poi prendo questo colore viola più scuro, lo applico all'inizio dell'occhio e alla fine, lasciando libero solo uno spazietto centrale. Sfumo un pochino. Ora con il lato pulito del pennello prendo questo colore centrale e lo applico qui. Ora prendo questo marroncino, il terzo, e vado nella piega dell'occhio a sfumare. Ora nella piega, un po' dalla parte più esterna, prendo il penultimo, questo marroncino qui. Riprendo il viola più scuro e vado proprio solo alla fine dell'occhio, un po' ad intensificare quello che sfumando si è andato un po' a perdere. Prendo il colore più chiaro e lo applico nell'angolo interno dell'occhio. Poi prendo questo bronzo, lo applico qua sotto, ed il viola solo alla parte esterna dell'occhio, sotto qua. Vi faccio vedere anche un paio di swatches di questa palettina qui. Quelli qui. Mentre quelli più scriventi sono gli ultimi tre. Diciamo, il bianco è quello un po' più polveroso, mentre gli altri sono decisamente più carini. Il migliore è il bronzo centrale, perché quello viola comunque un pochino sfarina anche lui, eh. Però diciamo che sono riuscita a trovare un modo per utilizzare questa palettina che, insomma, mi dispiaceva tenere lì. All'interno dell'occhio, sia sotto che sopra, applico questa matita nera di Kiko, la numero 100.
Una ragazza mi ha chiesto come facesse a piegare le ciglia. Io non so quale sia il metodo migliore. Posso dirle il mio. Non penso ci sia niente di particolare. Comunque io prendo, mi avvicino, prendo le ciglia vicino alla base e comincio a dare una prima schiacciatina. Tac, tac, tac. Premo 2-3 volte. Poi mi sposto a metà delle ciglia e schiaccio ancora. Tac, tac, tac. Poi riprendo vicino le ciglia, schiaccio e piego un po' il piegaciglia così, spingendolo. Ecco, faccio la stessa cosa di là, quindi prendo vicino le ciglia, schiaccio 1, 2, 3. Poi mi sposto un pochino lungo la lunghezza e schiaccio di nuovo 1, 2, 3. Poi ritorno all'inizio, all'attaccatura delle ciglia, piego e ecco qua, Lash Mania Reloaded di Essence come mascara. Ora una passata velocissima con questo duo di La Masca. La parte del bronzer vado leggermente qui, la parte un po' più chiara la sostituisco al blush e rimane anche piuttosto luminoso e dà un pochino di colore. Uso il bianco di questa palettina sotto le sopracciglia e un pochino sul naso come illuminante. Questo è il mio trucco base più o meno da tutti i giorni e poi vario sul rossetto. Il rossetto che andrò a mettere oggi sarà legato al tag che registrerò dopo. Adesso vi faccio vedere. Per trovare la matita rossa io devo cercare tra queste. Queste sono le mie matitine rosse. Ecco qua, vedete. Quindi io quando cerco una matita rossa, curioso tra queste, nel tentativo di trovare quella giusta, ora l'ho trovata. Prima applico la matita Dior, la Rouge di Dior, sul contorno delle labbra. Come rossetto metto questo, oramai introvabile, il Diorific Plastic Shine, nella colorazione 757. Io ne acquistai due poco prima che li togliessero dal commercio. Qui questo è il rossetto rosso. Io vi saluto e registro il tag. Alla prossima, ciao!